the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees. Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Oggi siamo in Piemonte, esattamente in questo momento siamo in località La Morra. Peccato ci sia una tiepida foschia, una leggera foschia, quindi il cielo non è proprio il massimo, come potete vedere. Però lo spettacolo davanti a noi è veramente molto bello. Intorno a noi è pieno zeppo di vigne. Adesso siamo in un punto panoramico, il belvedere della Mor. Come potete vedere c'è un po' di gente. In questo momento lontano da me c'è qualcuno e quindi possiamo toglierci la mascherina. Ci si è rimasta con, me la sono tolta per parlarvi, altrimenti non mi sentite. E da qui praticamente proseguiremo, faremo tutta la strada del Barolo. Andremo a visitare la chiesa colorata che si vede su qualsiasi pagina internet voi vediate o andate a cercare questa zona, e poi vedremo. A dopo. Raga, anche trovare un posto moto è stato un problema. Guardate dove ho dovuto parcheggiare. È vero che è dentro le fisse bianche e quindi nessuno ti può dire nulla, ma vi garantisco che trovare un posto moto è stato un problema qui alla Morra. Nella parte all'ingresso del paese c'è un piccolo parcheggio, era invaso sia da macchine che da moto, scooter, bici. C'è molto movimento, i ristoranti addirittura sono pieni, e quindi noi proseguiamo il nostro giro. Parcheggi selvaggi, guarda cosa causano, multe a go-go. C'è il vigile, che ovviamente quelle lì stanno tutte quante fuori dalle strisce, noi almeno siamo dentro, ma comunque ce ne stiamo andando. Abbiamo parcheggiato la moto a circa 600 metri dalla cappella del Barolo. È una discesa abbastanza impegnativa. Peccato che c'era un'auto parcheggiata davanti al divieto di transito, perché qui le macchine non possono scendere. Io avevo già preso la discesa, perché il segnale del divieto l'ho visto meno in cui passavo. Con un po' di fatica siamo riusciti a fare inversione, sono salito sopra e abbiamo parcheggiato. Adesso ci attendono gli ultimi metri prima di arrivare alla cappella del Barolo, che in realtà dall'alto si vede.
non siamo gli unici ad aver avuto questa idea. A quanto pare c'è un bel po' di movimento, ma tenendo le giuste distanze si riesce a visitare, vero Cinzia? Cinzia era un po' in ansia per la mia inversione. Bellato. Numero uno. Dopo una camminata di circa 600 metri si arriva alla cappella del Barolo. Come vedete c'è un po' di gente, noi ci troveremo un posticino qui in disparte, approfitteremo per fare un volo col drone, magari pranziamo anche qui, ma vediamo, anche se i panini sono alla moto. Quindi non si mangerà qui, ne approfitteremo per fare le solite foto di rito e proseguire sulla strada del Barolo. È arrivata l'ora di pranzo, siamo a circa 3 km dalla località La Morra, era pieno di gente, quindi abbiamo trovato questa frazione abbastanza tranquilla dove c'è una piccola panchina e qui faremo la nostra pausa pranzo. Cinzia, hai fame? Appetito? Molto, sì. Ti è piaciuta la chiesa? Eccolo qua, mo rompe il cazzo il cane, siamo a posto. Amate lì, la chiesa è qui e buon appetito. Tra l'altro raga, oggi abbiamo dei panini da Nouvelle Cuisine, ne abbiamo una dozzina di queste dimensioni qui. Buon pranzo. Raga, pranzo finito, il tempo si sta cambiando un po', c'è qualche nuvoletta, però quando esce il sole scotta decisamente tanto. Abbiamo fatto sì e no neanche un chilometro di strada bianca e la moto è completamente impolverata e sarà la volta buona che la lavo, visto che quest'anno non l'avevo mai portata al lavaggio e sarà la volta buona che la porterò al lavaggio. Ragazzi, Macho Max è veramente pesante, è un rompicoglioni proprio. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
and you let it go. Ragazzi, dopo pranzo abbiamo fatto la strada del Barolo, è lunga una 60 chilometri, ma se non l'avete mai fatta ve la consiglio caldamente. È una strada che si arrampica su colline sinuose e strade da fare un quarto, 60, 70 all'ora e gustarsi il paesaggio. Complice la giornata non caldissima, è stato veramente piacevole percorrere quella strada. Ero Cinzia. Adesso siamo in autostrada e ci stiamo facendo un caffè, un marocchino, due gelati, 8,30 euro. Economico, direi. Da qui siamo all'altezza di Alessandria, da qui torneremo praticamente verso casa e ci daremo l'appuntamento al prossimo weekend. Spero di fare un giro più bello, ma magari di fare il weekend fuori. Vediamo se, impegni permettendo, se riusciamo a fare un weekend fuori. Vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento al prossimo video. Ciao!